Buongiorno. Ci troviamo in via Riccardo d'Aversa, in pratica siamo una strada di fronte alla famosa ghiacciera di Motti, nel centro storico di Aversa. Siamo qui per segnalarvi un disservizio, più che un disservizio, è una situazione direi quasi mortificante. Siamo su questa strada molto piccola, piena di immondizia e soprattutto piena zeppa di siringhe utilizzate dagli spacciatori e dagli utilizzatori finali per i loro bisogni. La cosa peggiore è che questa situazione si trova nelle strettissime vicinanze di una scuola. Qui abbiamo la direzione didattica del terzo circolo, Plesso San Domenico. Insomma, qui ci sono bambini delle elementari e uscire da scuola in questa situazione è tragico, anche perché molte di queste siringhe utilizzate sono per la maggior parte sporche di sangue e beh, tutti sappiamo quali sono i pericoli che potrebbero correre questi bambini correndo, uscendo fuori dalla scuola e potendosi anche materialmente insomma pungere con una di queste siringhe. Vi lascio alla parola delle mamme dei bambini di questa scuola, che meglio degli altri sapranno descrivervi la situazione drammatica in cui si trovano. Siamo con la signora Clara, una delle mamme dei bambini del terzo circolo Plesso San Domenico. Signora Clara, la situazione che abbiamo ripreso con le nostre telecamere è molto particolare. Ci sono siringhe ovunque in questa stradina. Sì, è vero, e noi comunque siamo preoccupati perché comunque di mattina dobbiamo fare attenzione dove i nostri bambini mettono i piedi. Tra l'altro siamo incontro all'estate, tra poco avremo le scarpe insomma più aperte, quindi è ancora più pericoloso. Poi penso che non è giusto che questi bambini debbano avere questa realtà ogni mattina di fronte, hanno un'età comunque, sono piccoli, quindi questi pensieri li dovrebbero avere più in là, insomma, quindi niente, vorremmo che questa situazione si risolva più presto, anche perché è un fenomeno che si verifica spesso, cioè anche se vengono rimosse poi dopo 2 giorni ricompaiono, quindi non so se è una sola persona che viene qui e fa questo durante tutta la settimana o se sono più di una che ormai è un punto di incontro dove fanno, insomma, si drogano e eccetera. Signora Clara, ma secondo lei la videosorveglianza qua potrebbe risolvere il problema? Potrebbe da un lato, perché comunque il vicoletto è piccolo e stretto, quindi potrebbe anche risolvere, ma anche se ci fosse una pattuglia che vigilasse, che si facesse vedere con più frequenza. Questo potrebbe essere un deterrente per coloro che penso che di notte vengano. Però comunque intimoriti, sapendo che sono più controllati, ma questo è un vicoletto che secondo me di sera è proprio abbandonato, cioè camminarci a piedi gli fa paura secondo me. Insomma, i vostri figli non sono bambini di serie B, devono essere trattati con la stessa dignità. No, sì, sicuramente. Siamo adesso sicuramente con la signora Luisa. Sì, con una... Buongiorno a lei, in rosa, bellissima. Bene. Signora Luisa, qual è il problema del vostro plesso? Il problema è che, signorini, ci stanno molto siringhe, molta spazzatura, tutti i giorni. I bambini non vogliono venire perché hanno pure paura di venire, perché fanno mamma attenti i piedi che ci possono andare sotto i piedi. Ecco perché avete dovuto spiegare anche loro qual è il problema, cioè che cosa. E infatti mio figlio ha detto mamma che vuol dire? E io glielo voglio dire che vuol dire queste siringhe. Bambini di scuola elementare potevano anche. Sono piccolini, non lo sanno ancora, allora ce l'abbiamo spiegato. Signora Luisa, che cosa chiediamo? Che cosa vogliamo per questa strada? Vogliamo che mettano una vigilanza o una telecamera per vedere chi butta la spazzatura e chi viene tutte le sere con a fare queste siringhe. Signora, voi siete stanchi? Sì, per questo. Eh sì, perché ogni giorno è questo, ogni mattina dobbiamo attendere a scendere quello che fanno i bambini, dove mettere i piedi, che adesso si inizia ad andare con i piedi da fuori e quindi i bambini giustamente hanno paura di mettere dove vanno i piedi, attenzione dove vai, ecco, la spazzatura non ne parliamo, abbiamo passato un periodo bruttissimo qua dietro fino a metà ottobre si può dire, poi da metà ottobre diciamo si è risolto, però comunque adesso già stanno delle buste pronte, perché poi come inizia a giugno così ricomincia tutto da capo. Che cosa volete signora per questa strada? Videosorveglianza? Certo, almeno una telecamera per vedere chi mette e chi non fa tutte queste cose. Da quanto tempo state facendo queste richieste? Ci sono signore che da anni che stanno già con le quinte elementari, noi che siamo in secondo, però comunque è sempre lo stesso.